Coleri è la regista del cortometraggio Viola Strappata. Di che cosa parla? Allora, Viola Strappata è la storia di una ragazza comune come tante altre, piena di sogni, di speranze, di desideri, che reduce da una delusione d'amore decide di cambiare vita, di voltare pagina, di viaggiare, di cambiare insomma anche città e soprattutto di inseguire il sogno della sua vita che è quello di cantare. Però lì in realtà, proprio ad un passo dal successo tanto sperato, tanto sognato, ecco che si imbatte in un turbine di violenza. Quindi è un cortometraggio anche a sfondo sociale perché parla della violenza sulle donne. Come mai la scelta di questo tema? Ma intanto anch'io sono donna e quindi mi sono sentita in dovere di dare in un certo qual modo il mio contributo. Contributo nell'incoraggiare queste donne che vivono, diciamo, piene di paura, di abbattere, ecco, per incitarla ad abbattere questo muro del silenzio che si sono creati, perché non parliamo solamente anche nel film di violenza fisica, ma anche di violenza psicologica. Quindi il messaggio che vuole lanciare il film è appunto quello di denunciare per mai più subire, che è anche lo slogan dello spot sociale che va alla fine del film. Giuseppe Presti invece si è occupato delle riprese e del montaggio del corto, per l'appunto. Chi ha partecipato alla realizzazione di questo film, di questo corto, oltre te, e chi fa parte del cast? Allora, intanto sì, il corto, che poi corto non è, perché saranno all'incirca 36 minuti, più uno spot sociale di 2 minuti e mezzo, quindi capirai che è un medio metraggio, anche se il termine qualcuno dice che non è consentito, è un piccolo film, ecco, diciamo così, che vuole raccontare qualcosa, vuole raccontare certamente non il pensiero di Simona, ma una grande verità più larga di tutte le donne. È un film che ho co-diretto io insieme a lei, siamo i due registi, io sono intervenuto per quanto riguarda la parte prettamente tecnica, quindi con le riprese, con il montaggio, la sonorizzazione, insomma tutta una serie di cose che portano poi, speriamo, a un buon risultato, ma principalmente, ripeto, perché noi avevamo voglia di comunicare, di fare qualche cosa, anche perché diciamo che nonostante abbia partecipato a diverse altre produzioni, questo è un primo lavoro tutto nostro, da capo a piedi, senza, come dire, essere affiliati a qualcosa o qualcuno. Nel cast c'è Tiziana Maniscalco nella parte principale di Viola, che è questa ragazza che viene violentata, viene delusa, viene picchiata e che quindi racconta, diciamo, il front della tragedia. C'è Francesca Licari che avrà una parte importante, che alla fine naturalmente svelerà anche altri, sarà la chiave della storia. Alessandro Di Stefano, che è un senza nome volutamente, perché questa è una cosa importante da dire, perché dice ma non ha nome. Perché in pratica non abbiamo voluto dargli identità. È un uomo dei tanti, senza identificarlo. È l'uomo che non è. Poi nel cast, insomma, figurano altre persone, c'è Gaspare Borsellino, troviamo Nicola Cirabisi, poi abbiamo anche alcuni amici. Sì, Prestia. Vabbè, io ho fatto un po' un cameo alla Hitchcock, diciamo, un po' più lungo come commissario. E quindi faccio il bene poi un po' alla fine, no? Anche se faccio parte di quel sistema e di quella legge che molto spesso deve per forza arrivare alla dimostrazione di una violenza senza credere talvolta alle pure parole che una donna magari inizia a dire, quindi a quei fatti che inizia a raccontare. E questo, insomma, un cast di personaggi validi, ci sei anche tu che hai fatto la seconda telecamera. Quindi, ripeto, cercheremo di portarlo, ci sono già dei contatti in questo, non sappiamo ancora in quale forma e in quale misura, allo Sciacca Film Fest. Sappiamo che quella sarà la vetrina, quindi la prima vetrina di questo film, che poi andrà con le proprie gambe, insomma, a vari concorsi adatti, diciamo, a questo tipo di lunghezza, di medio metraggio, quindi vedremo poi, chi vivrà vedrà. Allora ci rivediamo allo Sciacca Film Fest.